Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Celebriamo la festa della Madonna Regina, perché lei è in cielo, in paradiso, accanto, vicino al Re dell'universo, il suo figlio Gesù. Quindi lei è Regina. Ecco allora un primo pensiero. L'Arcangelo Gabriele la salutava come si salutano le regine del suo tempo, le regine dei regni della terra. La prima espressione greca, rallegrati, che in latino è stata tradotta male come ave, era non un saluto qualunque, era un saluto, un augurio regale. Alla regina si poteva soltanto augurare di rallegrarsi, augurare la felicità e la gioia, l'allegrezza. Tutti dovevano presentarsi così davanti alla regina, rendendola allegra, rallegrandola e rallegrandosi con lei, col sorriso sul volto. Nessuno doveva procurare tristezza alla regina, procurare preoccupazione alla regina. Per lei c'era solo l'augurio, il saluto, rallegrati. Questo deve valere un po' anche per noi. Se siamo devoti di Maria proprio in quanto regina rallegrata, piena di gioia, davanti a lei non possiamo essere dei cristiani tristi o depressi, dei cristiani, peggio ancora, nervosi e arrabbiati. Dobbiamo dimenticare i nostri dispiaceri, i nostri rancori quando si va a pregare la Madonna. Davanti alla Madonna, per essere degni di stare alla presenza regale di Maria, dobbiamo avere l'allegrezza nel cuore e dobbiamo dire a lei rallegrati e rallegrarci con la Madonna. Quindi dobbiamo chiedere alla Madonna Regina di donarci la sua allegrezza spirituale e psicologica, come San Francesco parlava della perfetta letizia. Ecco, come a dire alla Madonna: tu rallegra noi, noi ti diciamo rallegrati, ma sei tu che devi rallegrare noi. Abbiamo bisogno di ricevere questo dono della gioia celeste dalla Regina del Cielo. E anche nella celebrazione eucaristica di Gesù Re dobbiamo portare un po' di allegrezza, un po' di gioia. Mai venire a messa con la faccia triste, col cuore nella tristezza, no. Ci deve essere la buona volontà, venire con la buona volontà di essere gioiosi. Qualunque cosa succeda o ci sia successo, dobbiamo essere gioiosi. Dobbiamo chiedere e ricevere la gioia del Signore e della Madonna, che dobbiamo godere noi questa gioia e poi dobbiamo portarla agli altri. E sappiamo quanto bisogno c'è di gioia attorno a noi. È un mondo pieno di tristezze. Se noi siamo devoti di Maria, a cui l'angelo ha detto rallegrati, dobbiamo rallegrarci con lei ed essere persone che si rallegrano un po' con tutti. Un secondo pensiero: l'Arcangelo Gabriele alla Madonna non solo ha augurato l'allegrezza regale e celeste, ma poi è passato al complimento che si facevano a tutte le regine
del suo tempo, le regine della terra, il complimento alla sua bellezza, piena di grazia, che vuol dire piena di graziosità, piena di bellezza. Chi si presentava a una regina, prima di tutto doveva congratularsi con la bellezza della regina, la bellezza fisica naturalmente del suo volto, del suo corpo, la bellezza in particolare del suo vestito, della sua corona, dei suoi gioielli, del suo trono. Era una bellezza esteriore quella delle regine. L'angelo invece per la Madonna regina si complimenta per la sua bellezza interiore, spirituale, per la sua graziosità morale e psicologica, per la sua anima bella, nella pienezza della grazia, della bellezza di Dio, data a lei dal Re divino che è Gesù. È ovvio che dovendo fare questo omaggio, questo complimento, questo ossequio alla bellezza della Madonna come regina, non si poteva presentarsi agli occhi della Madonna o agli occhi anche delle regine di questo mondo vestiti male, sporchi, come dei pezzenti, dei poveri. La cerimonia alla regina esigeva la presentazione e una presentazione degna della sua bellezza, e quindi bisognava essere puliti, adorni e belli davanti alla regina. Ecco allora che la Madonna chiede anche noi di avere davanti a lei un'anima bella e un'anima pulita. Si tratta naturalmente di bei pensieri, dei bei sentimenti, la bellezza delle virtù morali, delle qualità spirituali, dei pregi dell'anima. Anche per questa bellezza la liturgia eucaristica è molto favorevole, è per questo che le nostre celebrazioni devono essere anche belle, devono essere fatte con riti veramente che si riservano a un re e a una regina. Quindi dobbiamo essere una bella corona di gloria e di onore attorno a Gesù Re e attorno alla Madonna, nostra regina. Un terzo pensiero. Infine l'Arcangelo Gabriele dice alla Madonna regina: il Signore è con te. Ecco, questa era la notizia che si doveva dare alla regina di questa terra. Una notizia rassicurante, la più grande, la più bella verità che una regina poteva sentire, è quello di sapere che il Re, il Signore, è con lei. Quindi dobbiamo avere proprio questo dire alla Madonna, confermare che il Re è con te, o Maria. Il cuore del Re, del Signore, è con il cuore della sua regina. E questa è, diciamo, la cosa più bella che può sentire una regina, sapere e sentirsi dire che il cuore del Re è tutto per lei, è tutto con lei. Ecco, quindi anche la Madonna come regina non poteva sentirsi dire la cosa più bella di questa, che il Re Gesù l'amava, che il Re Gesù era unito a lei nel massimo dell'amore e della fedeltà totale ed esclusivo. Ecco, allora se Gesù Re ama così tanto la Maria regina sua, noi non dobbiamo mettere dei limiti, dei paletti o dei freni alla nostra devozione alla Madonna, al nostro amore alla Madonna. San Massimiliano Kolbe è stato un grande santo innamorato della Madonna Immacolata, ci ha lasciato questa frase stupenda che ci deve tranquillizzare e ancor più ci deve spingere alla devozione alla Madonna, ad amare la Madonna. Diceva San Massimiliano: non dobbiamo avere paura di amare troppo la Madonna, non l'ameremo mai tanto quanto l'ha amata Gesù. Quindi possiamo amarla davvero al massimo. Ecco, in conclusione, se la Madonna è una regina, allora penso che anche noi dobbiamo assorbire questa regalità spirituale, questo spirito regale. Deve essere nel nostro cuore. Cosa significa essere come persone regali? Vuol dire avere, per esempio, dei sentimenti nobili nel cuore, vuol dire essere signorili anche nel comportamento, con gli altri soprattutto, essere persone che splendono di virtù, che hanno gentilezza di animo e di spirito, generosità di opere buone, grandezza di pensieri, giustizia di attività, onestà di cuore, purezza di mente. Ecco, queste sono le persone veramente regali.
e quindi dobbiamo accompagnare e stare accanto alla Madonna e a Gesù proprio con questo spirito regale. Questo spirito regale ci rende veramente ben voluti e amati dalla Madonna Regina e ci rende veri suoi figli devoti, di conseguenza ci ottiene anche tante grazie regali materne da lei. Queste grazie di Maria Regina le riceviamo soprattutto quando facciamo la comunione, perché facendo la comunione noi riceviamo Gesù nel nostro cuore e Gesù Re, e dove c'è il Re non può non esserci anche la Regina, viene anche la Regina. Non viene solo Gesù eucaristico in modo sacramentale, ma in modo spirituale la Madonna viene veramente nel nostro cuore quando noi lo apriamo alla venuta di Gesù Re dei nostri cuori. La Madonna sarà sicuramente generosa di grazie nel nostro cuore accanto a Gesù. È Maria, la Regina Madre, che oggi ci dona il Re eucaristico Gesù. E con queste presenze regali di Gesù e di Maria noi saremo veramente degni del regno di Dio, già qui ora in terra e poi definitivamente in cielo.